scarpe. È rimasto solo un 35. Beh, va benissimo lo stesso. Buonasera. Il comune di Sassuolo ha ricevuto un finanziamento di 130.000 euro da investire in opere pubbliche. Di questi, 49.000 euro verranno utilizzati per la messa in sicurezza della copertura in legno dell'ex macello di Via Pia, fortemente danneggiato. L'intervento permetterà di usufruire in tutta sicurezza degli spazi esterni vicini alla struttura, spazi usati dai soci del circolo Amici della Lirica e dai frequentatori dell'Auditorium Bertoli. Si è tenuto allo Sporting Club l'ultimo appuntamento del Salotto di Sassuolo, rassegna cura di CNA, servizio di Eleonora Alboresi. Internet e rivoluzione digitale, questo è il titolo dell'ultimo Salotto di Sassuolo, rassegna ideata da CNA. Un talk informale sulle nuove tecnologie e sul modo in cui queste abbiano cambiato e stiano tuttora modificando le nostre vite, la nostra quotidianità e le nostre abitudini. È stata una serata interessante dove abbiamo voluto chiudere un ciclo di salotti estivi che erano stati bruscamente interrotti per la questione Covid. Nelle due serate che abbiamo scelto con il direttivo locale di riportare qui allo Sporting, dopo la prima del benessere abbiamo incentrato tutto su internet e quella che chiamiamo rivoluzione digitale, perché crediamo comunque che anche per le nostre imprese associate iniziare questo percorso di rinnovamento anche di digitalizzazione per le loro imprese, quindi le loro aziende, chiaramente è un punto focale su cui dobbiamo iniziare a confrontarci per gli anni futuri. Come CNA stiamo cercando appunto di lavorare proprio sotto l'aspetto di creare un hub che vada a faccia da collettore per tutti i servizi del mondo 4.0, e quindi proveremo a dare dei servizi a tutti i nostri associati che gli permettano di intercettare anche tutte le opportunità in termini di anche di normative che stanno comunque venendo avanti per agevolare appunto il rinnovamento delle aziende attraverso incentivi che verranno messi in campo sicuramente nei prossimi mesi e nel prossimo sicuramente biennio. All'appuntamento, moderato come sempre dall'avvocato Stefano Vincenzi, hanno partecipato ospiti d'eccezione come il professore del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, Simone Calderara, l'ingegnere Matteo Fabbri, la professoressa nonché dirigente scolastica del liceo Formigini Christine Cavallari, il referente del progetto CNA Hub 4.0 Luca Bellei, l'assessore al commercio Massimo Malagoli, lo psicologo psicoterapeuta Marco Franchini, a cui abbiamo chiesto quale sia il ruolo di internet nel mondo dei giovani e della scuola. Il ruolo di internet nel mondo dei giovani è diffusissimo. Il problema è che questa diffusione non è avvenuta tramite un processo educativo, ma tramite semplicemente un avvicinamento allo strumento dove abbiamo un po' autoappreso gli smartphone in particolare, ma non solo. Allora, noi dobbiamo ricordarci una cosa: nei grandi cambiamenti che avvengono nella nostra società, noi dobbiamo prima precedere i processi formativi e poi utilizzare gli strumenti avendo le competenze, altrimenti non utilizziamo ma siamo utilizzati. Ricordo un dato che è suggestivo: quando l'Italia nel 1924 si apprestava ad essere una delle potenze industriali, ha costruito la prima rete autostradale nel mondo. E questo perché? Perché se volevamo essere capaci di interconnettere le aziende avevamo bisogno dello strumento principale che erano le strade. Oggi lo strumento principale sono le infrastrutture digitali, sono le competenze digitali, però mancano le autostrade che sono la scuola, il luogo della formazione. Abbiamo visto con il lockdown che c'è stata una grande implementazione dello strumento, però c'è ancora tanto da fare perché, ripeto, i giovani utilizzano e non siano utilizzati. Noi abbiamo bisogno di futuro, lì c'è il futuro e lì dobbiamo andare. Un format, quello del Salotto di Sassuolo, particolarmente apprezzato dai cittadini che hanno partecipato con vivo interesse ad ogni incontro. Si parla già, infatti, di una seconda edizione. Crediamo molto appunto nel riportare anche il ruolo dell'associazione anche per eventi
diciamo, informativi di carattere culturale e che possano anche rappresentare un momento di networking fra aziende che magari non sempre hanno anche il tempo materiale di trovarsi e di confrontarsi al di fuori degli orari lavorativi. Quindi è un'ottima occasione anche per arrivare a questi eventi, anche per passare un'oretta in maniera conviviale, perché comunque l'approccio sul tema non è tecnico, è sempre diciamo di approccio culturale, sociale. Chiaramente questi eventi si concludono con aperitivi di networking, dove ci si scambia comunque idee e informazioni, e devo dire che nascono anche momenti di condivisioni fra imprenditori che non si conoscevano fra di loro e che quindi hanno avuto l'opportunità poi di proseguire il rapporto di collaborazione anche nei giorni successivi. L'amministrazione comunale ha deciso di rendere gratuita fino al 31 dicembre la sosta nei parcheggi a pagamento in via Alessandrini e in quelli a Sassuolo 2. La chiusura della piazza e la conseguente riduzione del numero di parcheggi, si legge nella delibera di giunta, è un elemento fortemente penalizzante per tutti i cittadini residenti e i commercianti del centro storico, cui abbiamo deciso di porre rimedio. Ed ora passiamo allo sport. Sono ricominciati oggi gli allenamenti per la primavera del Sassuolo Calcio. Nel fine settimana invece scatteranno quelli di gruppo. Ieri mattina poi i ragazzi si sono sottoposti ai test MAPEI. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.